tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo è un video sulle cose strane su di me. Al momento me ne sono venute in mente solo 6, ma credo che questa categoria di video verrà ripetuta presto sul mio canale, perché man mano che mi vengono in mente ho intenzione di fare un video. La prima cosa strana su di me è che quando mi viene il singhiozzo mi viene per poi 3 volte almeno al giorno, nel senso, io mi alzo la mattina, mi viene il singhiozzo la mattina, poi probabilmente dopo 2-3 ore, 4, mi viene di nuovo. Dopo 3-4 ore, 5 ore, 6 ore, mi riviene. Cioè è una cosa assurda che non ho mai capito perché prima di un anno fa, per dire, non mi veniva, cioè non mi capitava. È una cosa che non mi so spiegare, quindi se capita anche a voi fatemelo sapere, perché la trovo una cosa davvero bizzarra, in quanto appunto prima non mi capitava, mi veniva il singhiozzo ma poi mi passava e amen, per quel giorno non ce l'avevo più. Invece ho notato che ultimamente mi sta avvenendo 2-3 volte al giorno, non tutti i giorni ovviamente, però quando mi viene mi capita così, in questo modo strano. La seconda cosa strana è che pur essendo un estetista, io non sono mai stata dall'estetista, non sono mai andata, non ho mai usufruito di un servizio offerto dall'estetista. Potrebbe non essere una cosa tanto strana, anche se mi rendo conto che al giorno d'oggi chiunque va dall'estetista, anche i maschi per dire, ma io non ci vado e non ci sono mai stata per un semplice motivo. Numero uno, ho sempre avuto questa passione per l'estetica, per la bellezza, per la cura di se stessi, del corpo, insomma di queste cose qui, quindi ho sempre avuto molta attenzione per il mio corpo, mi curavo da sola, quindi grazie a Dio non ho avuto bisogno di trattamenti particolari, come ad esempio il trattamento della cellulite, insomma dei trattamenti invasivi con delle macchine particolari, non ho mai avuto problemi gravi di pelle, quindi facendo tutto da me non ho mai avuto problemi, quindi non ho mai avuto bisogno dell'estetista. Secondo motivo, perché appunto non navigando nell'oro sarei dovuta andare dall'estetista per la ceretta, per le cose più indispensabili, quindi non sarei mai andata a fare un trucco, farmi fare un trucco da un estetista, comunque cose particolari, dei massaggi, delle unghie, in ricostruzione, magari col gel, perché comunque le trovo delle cose in più che se non te lo puoi permettere non le fai. E quindi non ho mai usufruito di questi servizi, avrei potuto fare una pulizia del viso, una ceretta, ma appunto come vi dicevo prima, avendo questa passione già di mio fin da piccolina, ho provveduto a queste cose da sola e quindi non sono mai stata all'estetista. Terza cosa strana, che secondo me voi mi prendete per pazza, ma tutto questo verrà chiarito, no tutto questo, il terzo punto verrà chiarito in un video apposta, dove parlerò solo di questa cosa folle che faccio, è che mi taglio i capelli da sola. Perché mi taglio i capelli da sola? Giustamente, cioè non vado all'estetista, non vado neanche dal parrucchiere, sono un tipo un po' strano. Non vado dal parrucchiere per un semplice motivo. Ci sono andata ovviamente in passato, perché non è che non ho mai tagliato i capelli o me li taglio dall'altro ieri. Sono stata fin da ragazzina da qualche parrucchiere. Ce n'era effettivamente una con cui mi trovavo abbastanza bene, che era la parrucchiera dove andava mia zia. Mia zia ha smesso di andarci e quindi ho smesso anch'io perché andavo insieme a lei. Quindi una volta che lei aveva cambiato, io ho da sempre avuto un rapporto particolare con i miei capelli, ci tengo in modo particolare / maniacale, soprattutto quando si parla di tagliarli, comunque di cambiare forma eccetera, non tanto per i prodotti che utilizzo, perché utilizzo prodotti molto commerciali, li taglio da sola perché ho avuto delle cattive esperienze, brutte esperienze. Nel senso che sarà capitato a chiunque di voi di andare dal parrucchiere, cercare, cioè chiedere una cosa e ritrovarsi addosso tutt'altra roba. Il problema è che con i miei capelli appunto io ci tengo tantissimo e se devo spendere soldi per avere una cosa che non è come dico io, preferisco farmela da sola. Questo ragionamento, diciamo che nella mia vita funziona con molte cose, ovviamente con quelle in cui io mi sento abbastanza capace.
se non sono capace di fare una cosa non ci metto completamente mano, comunque ci provo, ma poi mi rendo conto che non è cosa mia e allora cambio. E quindi mi affido a chi è del mestiere, tra virgolette. Ma sui capelli ho iniziato, devo dire la verità, ho iniziato rischiando, per ora sta andando bene, quindi continuerò a tagliarmi i capelli da sola. Tra l'altro proprio ieri o l'altro ieri li ho spuntati, quindi li ho accorciati un pochettino perché erano diventati lunghissimi e ingestibili, li ho scalati un pochettino. Se vi interessa come li taglio e come li scalo, fatemelo sapere. Ovviamente non aspettatevi un risultato come dal parrucchiere, pensate di rovinarli eccetera, non lo fate. Quindi sono consapevole dei rischi, ma me ne frego, perché fino ad ora mi sono trovata bene, non ho avuto problemi di punte rovinate, anzi, chiunque mi guarda i capelli mi dice che bei capelli che hai, pensate un po'. Io li ho sempre trovati dei capelli normalissimi, mediocri, nel senso non ho niente di che ai capelli, non so perché la gente continua a dirmi che io abbia dei bei capelli, forse perché sono lisci e luminosi leggermente, ma non ci faccio nulla ai capelli, cioè non metto prodotti particolari, non... Altra cosa strana, ma neanche tanto, nel senso è una cosa che può capitare a chiunque, è che essendo siciliana dovrei amare più o meno follemente la ricotta, come in genere la maggior parte dei siciliani: cannolo con la ricotta, la cassata con la ricotta, la pasta con la ricotta. A me la ricotta fa venire da vomitare, cioè non mi piace, è una cosa strana che ogni volta che lo dico, ad esempio quando capita che prendiamo dei dolci col mio ragazzo, prendiamo i cannoli, io gli dico ovviamente prendimeli al cioccolato, e lui ogni volta fa la faccia: ma no, ma come fai a odiare la ricotta, come fa a non piacerti? Non mi piace, è semplice, a te non piace una cosa, a me non piace questa, cioè è una cosa normale, ma visto che lui me la fa sembrare una cosa strana, ho voluto inserirla in questo video. Altra cosa strana, ed è la penultima cosa strana di questo video, è che non ho più i denti del giudizio, ma non mi sono mai spuntati. Ora, non c'è niente di strano, nel senso che detto così sembra una cosa bizzarra, come per dire non ti sono mai cresciuti, non ti sono mai nati, no? In realtà mi sono nati, solo che da adolescente ho avuto problemi con i denti, ho dovuto portare l'apparecchio, tuttora ho i denti non perfetti, non dritti, non sani e non stupendi, e ho dovuto fare l'operazione per rimuoverli, quindi estrarli, in quanto la fuoriuscita dei denti del giudizio poteva ridurre lo spazio nell'arcata e quindi spingere e aggravare il fatto che ho i denti leggermente storti. Leggermente storti, eh? Notare come la cosa non mi pesa per niente. Comunque, niente, quindi all'età di 12, forse 11 anni, 12 anni, ho fatto, a distanza di ovviamente un paio di mesi l'uno dall'altro, questi piccoli interventi, quindi mi hanno tagliato la gengiva e hanno estratto il dente. Molto bello. Ultima cosa strana, ma neanche tanto, perché secondo me anche questa è una cosa che capita ed è capitata ad altre persone, è che odio un colore in particolare, che è il rosso, make up escluso, quindi diciamo che sto cercando di superare la cosa anche con i vestiti e in generale, però col make up devo dire che non mi succede. Ogni tanto un po' di dubbio se indossarlo o meno, ma diciamo che col trucco sono riuscita a superarla questa cosa, ed è il rosso. Perché odio il rosso? Tra l'altro su di me non trovo uno stile neanche tanto male. La cosa strana è che odio il rosso a causa di un paio di occhiali. Io porto gli occhiali da vista, che al momento sono questi, e sono neri. Perché sono neri? Perché il primo paio di occhiali da vista che ho indossato nella mia vita era nero. Poi cosa è successo? Mi si sono rotti improvvisamente, dovuto adattare le lenti, che fortunatamente si erano salvate, le ho dovute adattare ad un'altra montatura. Una montatura che mi piaceva come mi stava, mi piaceva il modello e tutto, tra l'altro era l'unica di quel modello, ma era rossa. E come stavano quegli occhiali su di me, non potrò mai dimenticarlo, io li odiavo. Cioè, io odio gli occhiali rossi.
Ma purtroppo non potevo scegliere altrimenti, nel senso che i colori erano viola o rosso. Viola, ad oggi avrei scelto il viola. In quel momento mi sembrava un colore troppo particolare, il rosso poteva stare su tutto, cioè la mia mente pensava questa cosa. E quindi niente, ho avuto questi occhiali rossi e per me da quel momento ho avuto un piccolo trauma col rosso, ho avuto un rapporto difficile col rosso. Ultimamente sto cercando di riappacificarmi con questo colore. Ho anche qualche capo d'abbigliamento col rosso, mi piacciono alcune sfumature di rosso, ma come occhiali penso che non comprerò mai un paio di occhiali rossi, cioè su questo sicuramente mi resterà il trauma a vita, mai più occhiali rossi, solo neri, cioè solo ed esclusivamente neri. Niente ragazze, questo era il video sulle cose strane su di me. Se me ne verranno in mente altre, comunque qualcuno mi dirà qualcosa di strano su di me che io magari non mi rendo conto e magari per la gente è strano e per me no, vi farò un altro video del genere. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo genere di video. Sicuramente inutile che cavolo ve ne frega, però fatemi sapere se almeno vi ha strappato un sorriso. E come sempre vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!